Buongiorno Vincenzo Longo, AG Markets da Milano. Ci attendiamo un'apertura in deciso calo per gli indici statunitensi questo pomeriggio in vista degli importanti dati macro che verranno rilasciati alle 14:30. Intanto in Europa il sentiment degli investitori risulta fortemente colpito dopo che i PMI relativi al mese di maggio hanno mostrato una forte contrazione nell'attività economica. Peggiorano i dati relativi alla Germania, alla Spagna, in generale a tutti i paesi, lieve miglioramento invece per quanto riguarda l'Italia e l'Irlanda. La tendenza è che la recessione economica non è destinata a finire nell'area euro. In particolare ci si attende un secondo trimestre ancora in pesante calo e un terzo trimestre non particolarmente brillante. Per quanto riguarda i dati del pomeriggio, verranno rilasciate le stime sui non farm payrolls relativi al mese di maggio e dopo i dati deludenti di ieri sulle stime ADP e sui jobless claims, ci aspettiamo che il dato non risulti particolarmente positivo. Questo potrebbe lasciare lo spazio per le vendite da parte degli operatori oltreoceano in vista appunto del weekend. Inizia giugno, un mese molto molto importante per i mercati, siamo intorno a dei supporti molto importanti, massimi storici per quanto riguarda lo yen contro tutte le valute e per quanto riguarda invece la tensione sui titoli periferici, notiamo appunto un forte forte calo dei rendimenti sui titoli dei paesi core, a sottolineare come la propensione al rischio sia del tutto sfumata e l'avversione spinge gli investitori verso i beni rifugio. La curva dei tassi di rendimento continua ad appiattirsi, segnale molto negativo per quanto riguarda appunto le previsioni sull'andamento futuro dell'economia e in generale dello scenario economico. Per quanto riguarda i cambi, segnaliamo l'euro-dollaro che si mantiene intorno alla parte bassa dell'1,23, ci attendiamo un peggioramento nel corso del pomeriggio che potrebbe portare anche a una rottura di questo livello. Continua appunto a performare bene lo yen, l'euro yen si è portato ai minimi dal dicembre del 2000, quindi sotto soglia 96 dollari, 96,00 e per quanto riguarda il petrolio continua a peggiorare sensibilmente con il prezzo del WTI che scambia attualmente sotto gli 85 dollari al barile. Per oggi è tutto. Per tutte le altre notizie, seguiteci sul nostro canale Twitter, IG Markets_IT. Buona giornata e buon trading.